Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un caso particolare di similitudine dinamica, che è il flusso all'interno di tubi a sezione circolare, e in particolare ci occuperemo di piccoli circuiti idraulici. Ora, da un punto di vista teorico non ci sarebbe nessun motivo per trattare questi flussi in modo diverso rispetto a tutti gli altri problemi, ma di fatto i flussi all'interno dei tubi, sia a sezione circolare che non, rivestono una tale rilevanza dal punto di vista ingegneristico e tecnologico che meritano quantomeno di essere citati separatamente. Che cosa intendiamo per flusso all'interno dei tubi? Intendiamo esattamente quello che abbiamo detto, cioè immaginate di avere un condotto, ora per comodità lo disegniamo a sezione circolare, ma potrebbe non essere questo il caso, e abbiamo che questo condotto avrà una certa lunghezza L, un certo diametro, che possiamo chiamare D. Immaginiamo che all'interno di questo tubo ci sia un flusso con una velocità media U, che questo tubo sia percorso da un fluido di densità rho e viscosità mu. Immaginiamo anche per completezza che la superficie del tubo non sia esattamente liscia, ma sia rugosa, e che la rugosità sia caratterizzabile con un parametro che per esempio chiamiamo epsilon. E quindi ci chiediamo, qualunque grandezza Q noi vogliamo studiare di questo problema, come possiamo scrivere la relazione? Beh, questo di fatto questo esempio ricade tra quello dei corpi che interagiscono con un unico fluido in assenza di superficie libera. Quindi ormai sappiamo che se Q è la grandezza a cui siamo interessati, noi dobbiamo scrivere che Q sarà una funzione della velocità del fluido, della densità, della viscosità del fluido. Vi ricorderete che avevamo scoperto che la velocità del suono, almeno in linea di principio, non poteva essere esclusa a priori. Dopodiché avevamo una dimensione L, poi avevamo messo tutta una serie di dimensioni L con I per indicare che l'oggetto in generale era caratterizzato da più di una lunghezza, e l'avevamo lasciate indicate L con I perché queste lunghezze potevano essere 2, 3, 5, 500. Ora, in questo caso è particolarmente semplice perché l'unica altra lunghezza che caratterizza il problema è il diametro del tubo. In altre parole, se io vi chiedessi di disegnare o di acquistare un tubo lungo 3 metri col diametro di 2 centimetri, beh, non è che c'è molto altro da specificare. Ed infine, tra i parametri di influenza abbiamo la rugosità, detta anche rugosità assoluta, perché per il momento è una lunghezza. E quindi dall'analisi dimensionale bisognerebbe fare il conto delle variabili, il conto delle dimensioni fondamentali, del numero minimo di dimensioni fondamentali che descrivono tutte queste grandezze. Noi già sappiamo che utilizzando il teorema di Buckingham e magari il metodo delle variabili ripetute, otterremmo una relazione del tipo πQ, dove πQ è il gruppo adimensionale che contiene la grandezza Q. Questo sarà una funzione di che cosa? Beh, del numero di Reynolds, del numero di Mach. Dopodiché abbiamo L diviso D, che non sarà altro, oppure se volete, vabbè, chiamiamolo L su D, che è il modo in cui solitamente viene indicato, e Epsilon su D. Quindi scopriremo che una qualunque grandezza πQ relativa a questo problema deve essere per forza una funzione del numero di Reynolds, cioè della portata, poi normalizzata per densità, viscosità e così via, che scorre all'interno del tubo, del numero di Mach, che è una misura della
rilevanza dei fenomeni comprimibili all'interno di questo problema. L su D ci dà l'allungamento del sistema, cioè ci dice quanto questo tubo è lungo rispetto al diametro, ed Epsilon su D ci dice quanto è la rugosità relativa. Perché questa è importante? Perché mentre Epsilon è una lunghezza, di fatto può essere, non so, millimetri, centimetri, di solito è una frazione di millimetro, che dipende dal materiale con cui è fatto il tubo e dalla lavorazione. Immaginate se un tubo viene ottenuto da una colata di cemento, come il caso tipico degli acquedotti, delle grandi opere idrauliche, la rugosità sarà la rugosità tipica del cemento, quindi potrebbe essere, non so, 2 mm, 3 mm. Però questi 2 o 3 mm non hanno lo stesso peso se il tubo ha il diametro di 1 metro o se il tubo ha il diametro di 5 centimetri. Ed è per questo che si considera nella tecnologia la rugosità relativa, che è appunto il rapporto tra epsilon, rugosità assoluta e diametro, ed è questo che viene fuori proprio dall'analisi dimensionale, una volta che si considerano i parametri nel modo giusto. Bene, ora, rifacendo le considerazioni già fatte per la similitudine dinamica, vediamo che siamo passati da una funzione che ha 2, 4, 6, 7 variabili ad un'altra funzione che ha 4 variabili. Quindi, diciamo, abbiamo migliorato le cose, ma non siamo messi benissimo. Qui di nuovo bisogna fare delle considerazioni di tipo ingegneristico. Allora, il numero di Mach avevamo visto che dava una misura degli effetti di comprimibilità nel fenomeno, e questo parametro risultava rilevante, cioè bisognava considerarlo tra quelli che governavano il fenomeno, soltanto se il numero di Mach del fenomeno da analizzare superava 0,3. Ora significa, ricordandoci che il numero di Mach è definito come la velocità che caratterizza il flusso diviso la velocità del suono nel fluido che è coinvolto nel fenomeno. Ora, avere un numero di Mach 0,3 vuol dire che la velocità U deve essere il 30% della velocità del suono. Se abbiamo dei liquidi, direi che non dobbiamo proprio mai preoccuparcene, perché avere il 30% della velocità del suono in un liquido significa avere un fluido che scorre all'interno di un tubo a centinaia di metri al secondo. Abbiamo più volte fatto l'esempio dell'acqua: la velocità del suono in acqua è circa 1,5 km al secondo, il che vuol dire che avere un numero di Mach del 30 per, di 0,3 in acqua significa avere una velocità dell'acqua nel tubo che è circa 500 metri al secondo. Ora, a parte che è una velocità folle, ma scopriremo che le perdite per attrito all'interno di tubi sono perdite che vanno circa come U quadro, sono un po' più, diciamo, la potenza è appena appena più bassa, ma non di molto. Il che vuol dire che avere velocità così grandi all'interno di un tubo porta a delle perdite di energia insostenibili. Nei gas, siccome la velocità del suono in aria, in condizioni di pressione e temperatura ambiente, è circa 340 metri al secondo, avere un numero di Mach maggiore o uguale a 0,3 significa avere velocità maggiori o uguali a 110 metri al secondo. Anche queste vedremo che sono velocità insostenibili dal punto di vista energetico. Allora, tutto questo per dire cosa? Possiamo assumere che normalmente nei fenomeni di flussi all'interno di circuiti idraulici il numero di Mach non gioca un ruolo rilevante e quindi di solito si trascura, cioè questa relazione viene trasformata in una in cui il numero di Mach si elimina. Sappiate però che è sempre nell'ombra, cioè non è che non c'è. C'è, ma nel regime di flusso in cui normalmente vengono usati questi dispositivi, il suo effetto è irrilevante. Se un giorno nella vostra vita professionale vi capitasse di avere a che fare con un tubo che per motivi suoi ha velocità dell'aria intorno a 200 metri al secondo, beh, se non ci mettete il numero di Mach in questa relazione non vedete granché. Bene,
Finora non abbiamo mai detto chi è questa quantità Q, e tra un po' sarà chiaro qual è la quantità più rilevante da considerare dentro questa π greco Q. Per il momento permettetemi di fare una piccola digressione. Allora, noi indichiamo con A l'ingresso del tubo e con B l'uscita del tubo. Immaginiamo che questo sia un tratto di un tubo molto più lungo. Quindi sezione costante, quota costante, perché lo immaginiamo orizzontale, flusso stazionario. Vediamo un po' che cosa succede se scriviamo l'equazione di Bernoulli tra la sezione A e la sezione B. Quindi scriviamo U con A quadro mezzi più P con A su rho più GZ con A uguale a U con B quadro mezzi più P con B su rho più GZ con B. Ora ricorderete sicuramente che l'equazione di Bernoulli vale sotto molte ipotesi. La prima è che il flusso sia stazionario ed effettivamente qui abbiamo detto che la velocità U non dipende dal tempo. Poi che le uniche forze di massa siano conservative e qui abbiamo detto che c'è la gravità, quindi siamo sicuramente nell'ipotesi di flusso conservativo. Questa relazione la dobbiamo scrivere lungo una linea di corrente e poco male perché possiamo prendere la linea di corrente che scorre al centro del tubo. E poi c'era diciamo, quella condizione apparentemente innocua, ma di fatto dirimente, che è forze viscose trascurabili. Ora, siccome qui abbiamo detto esplicitamente che c'è un effetto della viscosità, che infatti ci ritroviamo nel numero di Reynolds, direi che in linea di principio non siamo autorizzati ad assumere che le forze viscose siano trascurabili. E infatti, guardate a quale paradosso si giunge se utilizziamo l'equazione di Bernoulli nonostante non siamo in grado, cioè nonostante non potremmo in quanto siamo fuori dall'ipotesi di validità. In questo problema, una delle quantità più importanti dal punto di vista ingegneristico, che infatti sarà proprio quella che coinvolgerà la π greco Q, è la differenza di pressione all'estremità del tubo. Cioè, un problema che tipicamente capita dal punto di vista ingegneristico è se ho un circuito e questo circuito deve essere attraversato da una certa portata, che differenza di pressione devo applicare a questo tubo? Perché questa cosa è importante? Beh, almeno per due questioni fondamentali. Perché se indichiamo con Q grande la portata di fluido che attraversa il tubo, quindi sarà la velocità del flusso per la sezione del tubo, ossia se il tubo è a sezione circolare, la velocità del fluido per π greco di 4 quarti. Quindi indicando con Q la portata in volume, avremo che la potenza meccanica necessaria per mantenere il flusso con questa portata all'interno di questo dispositivo sarà semplicemente delta P per Q. Quindi, se voi dovete attaccare una pompa meccanica a questo circuito per mantenere una certa portata, e dovete stabilire che potenza deve avere questa pompa, il conto si fa in questo modo. E questo di fatto ha implicazioni onnipresenti. Pensate al sollevamento dell'acqua da un pozzo, pensate alla pompa dell'impianto di riscaldamento che avete a casa, pensate diciamo, più in grande al sistema di pompaggio che viene messo negli acquedotti per assicurare l'acqua nelle nostre case o nei metanodotti per trasportare da una nazione all'altra il gas metano compresso. Quindi questo qui è una quantità cruciale dal punto di vista ingegneristico. L'altro motivo per cui questo delta P è importantissimo è perché se vogliamo che il fluido in questo disegno vada da sinistra verso destra, c'è bisogno che la pressione in A sia più alta della pressione in B. Ora, se questo tubo è esposto in atmosfera, ci sarà una differenza di pressione tra la pressione
l'interno e l'esterno del tubo, che sarà la pressione in A meno la pressione atmosferica. Ora, siccome la pressione atmosferica è costante e invece la pressione interna diminuisce man mano che ci si sposta lungo l'asse del tubo, questo vorrà dire che la sezione in A sarà sottoposta a una differenza di pressione con l'esterno più alta rispetto alla sezione in B. E se il tubo non è sufficientemente robusto per sopportare questa differenza di pressione, può scoppiare. Cioè, voi immaginate se dovete spingere l'acqua in un acquedotto e prelevate l'acqua in un punto 50 km di distanza, beh, se vi fate i conti verrà fuori una differenza di pressione di qualche centinaio di bar. Beh, voi non potete mettere un'unica pompa all'inizio, perché immediatamente a valle della pompa ci sta qualche centinaio di bar e all'esterno la pressione atmosferica, quindi il tubo esploderebbe immediatamente. Che cosa si fa? Beh, si realizzano delle stazioni di pompaggio. Si realizza una prima differenza di pressione, poi una seconda differenza di pressione e così via, per far sì che ogni singolo tratto non debba mai sopportare differenze di pressione elevatissime. Bene, quindi stabilito che il delta P è una quantità rilevante dal punto di vista ingegneristico e tecnologico, vediamo un po' cosa ci direbbe l'equazione di Bernoulli rispetto a questo delta P. Quindi delta P non sarebbe altro che P con A meno P con B, o se volete P con B meno P con A, dipende da come lo vogliamo definire. Però che cosa abbiamo? Abbiamo che siccome il tubo è a sezione costante, abbiamo che U con A sarà uguale a U con B uguale a U, il che vuol dire che i due termini cinetici, qualunque sia il valore di A, si semplificano. Siccome il tubo è orizzontale, abbiamo che ZA è uguale a ZB. Abbiamo costruito appositamente questo esempio in questo modo, il che vuol dire che il termine gravitazionale, seppure ci fosse, ricorderete che se si tratta di un liquido a densità costante è esattamente questa forma. Se si tratta di un gas, in condizioni di barotropicità, quindi in condizioni in cui la densità dipenda solo dalla pressione, il termine di gravità non c'è, in quanto viene bilanciato automaticamente dalla componente idrostatica della pressione. E quindi P con A e P con B sarebbero soltanto le loro variazioni. Però in entrambi i casi il termine gravitazionale o si bilancia o non c'è affatto. Quindi non dobbiamo preoccuparcene. Allora, l'equazione di Bernoulli ci darebbe, lo scriviamo qua, come risultato paradossale che P con A è uguale a P con B. Ossia, delta P uguale 0. Ora, questo risultato è paradossale per almeno due motivi. Innanzitutto, noi abbiamo un flusso U, a velocità media U, e ci serve un delta P0 per mantenere questo flusso, il che chiaramente non ci torna. Noi sappiamo benissimo che in qualunque tubo, se non c'è una pompa che continua a spingere, insomma, una pompa o un dispositivo, può essere anche un serbatoio messo più in alto, se non c'è comunque qualcosa che mantenga questa differenza di pressione, il flusso non si mantiene. Seconda cosa, come vedete, abbiamo ottenuto che delta P deve essere 0, indipendentemente dal valore di U. Cioè vuol dire che questo delta P rimarrebbe 0 per qualunque valore di U, il che vuol dire che se noi la ci mettiamo un metro al secondo, 10 metri al secondo o 200 metri al secondo, non fa assolutamente alcuna differenza. Il che chiaramente non è vero. Tutti quanti sappiamo che per aumentare la portata bisogna aumentare la potenza del dispositivo che spinge il flusso all'interno del circuito. E quindi questo risultato non è vero. Ora, in retrospettiva chiaramente non è vero, ed è figlio del fatto questo risultato che noi abbiamo usato l'equazione di Bernoulli in un contesto in cui non eravamo autorizzati. Perché qui non solo le azioni viscose non sono trascurabili, ma in un problema in cui non c'è variazione nel tempo perché è stazionario, non c'è variazione di energia potenziale perché il flusso avviene a quota livellata e costante, le perdite viscose sono le uniche perdite che ci sono. Quindi qua non solo gli effetti viscosi non sono trascurabili, ma sono gli unici effetti da tenere in considerazione.
quindi si potrebbe dire, vabbè, quindi non possiamo usare l'equazione di Bernoulli, ci diamo pace e utilizziamo un'alternativa. Purtroppo ricorderete che l'alternativa non è così semplice, perché si tratta di equazioni differenziali alle derivate parziali, che in qualche caso si riescono a ridurre a equazioni alle derivate ordinarie, ma comunque equazioni non lineari, a coefficienti variabili, insomma, si tratta di equazioni assolutamente non trattabili. E se immaginate che questo problema sia difficile adesso, provate a pensare come poteva essere difficile nell'Ottocento o nel Settecento quando non esistevano i calcolatori. Di fatto si trattava di un problema di una difficoltà insormontabile. E quindi qualcuno, nella fattispecie verso diciamo la metà dell'Ottocento, Darcy e Weisbach, ebbero l'idea di correggere, comunque di emendare l'equazione di Bernoulli, in modo tale da renderla utilizzabile anche in questi casi. E quindi che cosa dissero? Insomma, non è che lo dissero proprio così facilmente, peraltro Darcy e Weisbach neanche si conoscevano personalmente, è stata un'evoluzione che ha avuto bisogno di diverso tempo, però essenzialmente quale fu l'idea? Questa è l'equazione che mi renderebbe molto facile la vita perché si tratta di un'equazione algebrica, io non posso usarla perché mi dà un delta P che è invariabilmente zero a causa delle perdite viscose. Bene, io quello che posso fare è dire che questa equazione non è valida in questa forma, ma è valida con un termine correttivo più delta P, a questo punto su rho per renderlo omogeneo a tutti gli altri, e questo termine è proprio la correzione che dobbiamo quantificare a causa degli effetti viscosi. Questa chiaramente non è più l'equazione di Bernoulli, ma per la sua origine prende il nome di equazione di Bernoulli generalizzata. Allora, per poter usare questa equazione, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, capire come esprimere questo delta P per questo problema. E qui rientra l'analisi dimensionale. Perché a questo punto abbiamo capito che la quantità Q di maggior rilevanza per questo problema è proprio il delta P, e quindi di fatto nell'ambito dell'analisi dimensionale quello che ci viene chiesto è di esprimere questa differenza di pressione come una funzione della velocità del fluido, della densità del fluido, della viscosità, della lunghezza del tubo, del suo diametro, della rugosità assoluta. Adesso qui dovremmo mettere di nuovo la velocità del suono, ma ormai abbiamo capito che ci darebbe un numero di Mach e nei casi in cui il numero di Mach assume un ruolo rilevante, diciamo, sono casi che tecnologicamente non hanno rilievo in quanto, poi magari faremo qualche esercizio su questa cosa, scopriamo che danno perdite di energia, insostenibili. Che cosa potremmo fare a questo punto? Beh, si contano le variabili, si tratta di 7 variabili, facciamo il conto delle dimensioni che descrivono tutte le variabili e scopriamo che lunghezza, massa e tempo di fatto ci danno tutto quello che ci serve, si tratta di grandezze meccaniche, quindi non potrebbe essere altrimenti. Allora, se sceglieste U, rho e mu, anzi scusate, U, rho e D come variabili ripetute, potete fare il conto dei gruppi adimensionali e scoprirete che si arriva ad una relazione adimensionale fatta in questo modo. Delta P diviso rho U quadro e poi ci si aggiunge il fattore un mezzo, sempre per motivi storici legati all'equazione di Bernoulli, uguale a una funzione del numero di Reynolds, dell'allungamento del tubo L su D e della rugosità relativa Epsilon su D. Cioè, se prendete, ripeto, rho, U e D come variabili ripetute, ottenete effettivamente questa a meno del fattore un mezzo. L su D ed Epsilon su D li ottenete esattamente come li ho scritti. Il numero di Reynolds non lo ottenete proprio come numero di Reynolds, ma lo ottenete come U, scusate, mu diviso rho U D.
E quindi poi lo invertite in quanto siamo autorizzati a, invece di ricavare una funzione per un parametro, una funzione per il suo inverso, quando questo ha una storia più consolidata nell'ambito della comunità internazionale scientifica. Bene, allora, che commento possiamo fare su questa espressione? Beh, possiamo fare il commento che diciamo, è sicuramente un passo avanti, ma ancora non è un passo avanti decisivo, in quanto è una funzione di tre variabili, Reynolds, L su D ed Epsilon su D. Ora, una funzione di tre variabili certamente non è una difficoltà insormontabile, ma non è nemmeno una quantità facile da trattare, perché chiaramente insomma, ha tre variabili contemporaneamente e quindi la sua rappresentazione è complicata. Ora, da questo punto di vista ci viene in aiuto la tradizione storica e tutto il sapere che si è accumulato in ormai più di un secolo e mezzo. Come abbiamo detto nell'apertura di questa lezione, il flusso all'interno di tubi a sezione circolare non, quindi il flusso all'interno di circuiti idraulici in generale, è un problema talmente rilevante dal punto di vista tecnologico che sono stati fatti decenni e decenni di esperimenti in tutte le configurazioni possibili. E quindi in realtà si è visto che, sebbene questa sia una funzione di tre variabili, una delle tre interviene in un modo molto particolare, che è ha un effetto lineare. Cioè l'allungamento del tubo, di fatto, non ha un comportamento generale in questa funzione, ma ha un comportamento moltiplicativo. Cioè, se voi raddoppiate L su D, raddoppia anche questo parametro. Se voi lo triplicate, triplica, se lo dimezzate, dimezza. Allora, l'esperienza scientifica, ma qui non c'è una teoria dietro, c'è soltanto l'evidenza sperimentale, suggerisce che questa relazione in realtà si possa scrivere in quest'altro modo. L su D per una funzione phi di Reynolds ed epsilon su D. E qui allora siamo messi molto meglio, perché adesso abbiamo a che fare non con una funzione di tre variabili, ma con una funzione di due variabili. E questa si può rappresentare agevolmente in un grafico, perché di fatto quello che possiamo fare è fare delle curve parametriche, cioè far variare Reynolds, calcolare φ e poi sullo stesso grafico mettere tante curve per valori diversi di epsilon su d. In pratica sto pensando ad un grafico del genere. Voi avete un grafico in cui mettete sull'asse y il valore φ, sull'asse x il valore del numero di Reynolds e a questo punto che cosa fate? Fissate un valore di rugosità relativa, epsilon su d, e potete fare degli esperimenti, idealmente. Quindi avete un certo numero di Reynolds, misurate un certo valore di φ. Adesso come fate a misurare questo φ? Immaginate di fare l'esperimento per questo tubo, voi l'unica quantità che misurate veramente è delta p, dopodiché il fluido lo conoscete, la velocità con cui fate avanzare il fluido l'avete imposta. Da quella velocità noto il diametro e la viscosità del fluido, calcolate il numero di Reynolds e quindi questa quantità l'avete calcolata, L su D lo conoscete perché è l'allungamento del tubo e quindi basta dividere questa quantità per L su D e avete φ. E quindi fate un esperimento a un numero di Reynolds, ottenete un primo φ, un esperimento a un secondo numero di Reynolds, un secondo φ e quindi fate un po' di prove, alla fine ottenete una certa curva. Una certa distribuzione di punti, unite tutti i puntini e avete ottenuto la curva di φ versus Reynolds, ma l'avete ottenuta per un particolare valore di epsilon su d. Quindi poi che cosa fate? Beh, prendete un tubo con una rugosità diversa oppure un tubo con un diametro diverso e potete realizzare un secondo set di esperimenti. E magari scoprite che le cose vanno in questo modo. E avete fatto quindi la curva per un diverso valore di epsilon su d e
E poi lo fate per un terzo valore di epsilon su d, per un quarto valore di epsilon su d e così via. Ora, man mano che disegno, sicuramente vi starà venendo, diciamo, questo qua sarà l'epsilon su d iesimo. Man mano che disegno vi starà venendo in mente, che cos'è questo grafico. Questo non è altro che il diagramma di Moody, cioè è un diagramma che, dato Reynolds, ci dice quant'è questo fattore phi, detto anche fattore d'attrito, se si conosce il valore di rugosità relativa del tubo che stiamo considerando. E quindi a questo punto calcolare questo delta P è relativamente semplice. Perché come si procede? Beh, dal flusso si conosce la velocità, noto il diametro e il fluido, si calcola il numero di Reynolds, noto il materiale con cui è fatto il tubo e la lavorazione con cui è stato ottenuto, si calcola la rugosità relativa, quindi si entra nel diagramma di Moody, dalla rugosità relativa si identifica la curva su cui bisogna muoversi. Immaginiamo che il problema in questione isola questa curva che ho segnato con il verde. A questo punto noto il numero di Reynolds. Andiamo a vedere sulla curva verde qual è l'intercetta, e l'intercetta ci darà proprio il valore del fattore d'attrito relativo al nostro problema. Noto il fattore d'attrito, lo moltiplichiamo per L su D, che è un fattore geometrico, sappiamo quanto è lungo il tubo e quanto è il suo diametro, e quindi abbiamo il secondo membro di questa relazione. Poi, se ci interessa questo parametro, abbiamo fatto, altrimenti se lo moltiplichiamo per un mezzo rho quadro, abbiamo calcolato il delta P. Quindi questo è il modo in cui si calcola la differenza di pressione all'interno di un tubo, nel caso in cui si possa applicare il diagramma di Moody. Che significa nel caso in cui si possa applicare il diagramma di Moody? Beh, questo diagramma è ottenuto sotto due condizioni. Innanzitutto, il tubo deve essere a sezione circolare e non tutti i tubi sono a sezione circolare. Seconda cosa, qui c'è un fatto che forse a qualcuno di voi potrebbe suonare strano. Cioè, com'è possibile che la differenza di pressione sia direttamente proporzionale all'allungamento? Ora, per un tubo a sezione costante, se D è costante, questa reazione implica che la differenza di pressione è direttamente proporzionale alla lunghezza del tubo. Cioè, se voi avete un tubo di 1 metro, misurate un delta P. Quando questo tubo diventa mezzo metro, il delta P diventa la metà, 25 centimetri, un quarto e così via. Ora, se fate mente locale a quello che abbiamo studiato nello strato limite, questa linearità dovrebbe suonare un po' strana, perché nello strato limite invece avevamo studiato proprio una cosa diversa. Avevamo studiato che l'attrito nella direzione della lunghezza della lastra, siccome lo spessore di strato limite cresceva soltanto come la radice quadrata della distanza dal bordo d'attacco, beh, l'attrito non cresceva proporzionalmente, ma cresceva proporzionalmente alla radice quadrata della lunghezza, e l'avevamo spiegata questa cosa. Avevamo detto che se questa era la lastra e questo era il bordo d'attacco, con un flusso che veniva in questa direzione, lo spessore di strato limite cresceva in questo modo. Allora, il salto di velocità attraverso lo strato limite era sempre pari a u, velocità massima, meno 0, ma lo spessore attraverso cui avveniva questo salto cresceva come la radice quadrata della distanza dal bordo d'attacco. Facendo tutti i conti, veniva fuori che la forza d'attrito cresceva soltanto come la radice quadrata della lunghezza. Quindi, se voi raddoppiavate la lunghezza, l'attrito non raddoppiava, ma cresceva soltanto del 40%. Allora, com'è possibile che adesso nel tubo questa cosa non sia più vera? Tutto sommato, il tubo, se uno pensa che il fluido entri dalla sezione A, beh, ce lo possiamo immaginare così. Ce lo possiamo immaginare come due strati limite che crescono da direzioni opposte. Ora, è evidente che se io prendo soltanto questo primo tratto
e poi prendo il doppio, beh, non è possibile che l'attrito sia semplicemente il doppio o la metà. Ci deve essere appunto il fattore dello strato limite. Ed è vero questo. C'è però un fatto che siccome il tubo ha un diametro finito, ad un certo punto i due strati limite si toccano. E da questo momento in poi nessuno più può crescere. Quindi da questo momento in poi la situazione sarà identica per tutte le sezioni successive. Allora, quello che bisogna notare con attenzione è che in ogni tubo c'è un primo tratto, che è un tratto di ingresso, in cui non è vero che L su D agisce linearmente sulla differenza di pressione, però poi superato questo tratto di ingresso, L su D agisce veramente linearmente. Quindi tutto quello a cui bisogna fare attenzione è che il peso di questo tratto d'ingresso sia piccolo rispetto alla lunghezza del tubo. Ora, siccome questo tratto d'ingresso solitamente conta per qualche diametro e i tubi sono molto allungati, cioè voi dovete immaginare un tubo, non so, del vostro impianto idraulico a casa, quello è tipicamente un tubo del diametro di mezzo pollice, quindi 1,25 cm, ma lungo metri. Quindi se anche so, nei primi 7, 8, 10 diametri c'è questo fenomeno. Avete una decina, una quindicina di centimetri in cui si verifica questo fenomeno, e poi avete metri e metri in cui invece tutto va secondo quest'altra dinamica, cioè quella della proporzionalità diretta. Allora, ora forse l'ho fatta un po' lunga, ma la seconda ipotesi che sta sotto il diagramma di Moody è che l'allungamento debba essere molto maggiore di 1, cioè voi siete autorizzati a usare questo diagramma quando il valore di L su D supera abbondantemente 10-15. Se avete un tubetto corto corto in cui L su D è qualche unità, allora dovete stare lontani dal diagramma di Moody, perché non è questa la strada giusta. Bene, allora come si procede quindi in queste situazioni? Beh, si procede esattamente in questo modo. Si applica l'equazione di Bernoulli generalizzata e per quanto riguarda la differenza di pressione ci si aggiunge un pezzo, e questo pezzo si calcola attraverso l'analisi dimensionale utilizzando il diagramma di Moody. Ho detto quindi che il diagramma di Moody si usa sotto due ipotesi. L su D deve essere molto maggiore di 1, e abbiamo appena spiegato perché, e il tubo deve essere a sezione circolare. Perché deve essere la sezione circolare? Ah, semplicemente perché chi ha compilato questo diagramma ha fatto gli esperimenti con un tubo a sezione circolare, e abbiamo visto che la similitudine dinamica prevede, sottintende, la similitudine geometrica. Vi ricordate, avevamo detto che se bisognava fare un esperimento per capire qual era la resistenza intorno a un'automobile, il modellino da mettere in galleria del vento doveva essere una riproduzione in scala dell'automobile che si era interessati a studiare. Parimenti, se noi abbiamo fatto gli esperimenti con un tubo a sezione circolare, poi non siamo autorizzati a prendere quei dati e utilizzarli per un tubo a sezione triangolare. E non è che i tubi a sezione non circolare non esistano. Se voi prendete gli impianti di condizionamento, quelli sono fatti tipicamente con tubi a sezione rettangolare o quadrata. Perché? Perché si tratta di sezioni molto importanti. Ed è più facile realizzare il condotto partendo da delle lamiere piane invece che fare dei tubi a sezione circolare. C'è poi il fatto che un tubo a sezione rettangolare o quadrata si incassa bene, per esempio nello spazio tra due travi di una struttura in cemento armato, mentre un tubo a sezione circolare lascia comunque degli spazi vuoti. E quindi che cosa si fa? Beh, diciamo, se non si vuole una precisione assoluta, c'è un modo per utilizzare il diagramma di Moody anche per tubi a sezione non circolare, e questo modo è ricorrere a un concetto che si chiama diametro idraulico. Che cosa si fa? Beh, se abbiamo un condotto la cui sezione, adesso chiaramente faccio una cosa esagerata, la cui sezione non è circolare, noi vorremmo trovare l'equivalente di un tubo a sezione circolare che abbia le stesse caratteristiche di resistenza. In pratica vorremmo trovare
un equivalente tubo a sezione circolare con cui poi utilizzare il diagramma di Moody. Allora, come si fa? Questo tubo avrà una certa sezione S e avrà un certo perimetro bagnato P. Si definisce diametro idraulico, dico ni, il rapporto S, aspettate, no, vorrei sbagliare, dovrebbe essere, aspettate, lo scrivo e poi verifico, allora, questo sicuramente è sbagliato, c'è un 4 che non mi ricordo se sta sopra o sotto. Allora, l'idea è che se questo oggetto fosse una circonferenza, il diametro idraulico deve tornare esattamente il diametro. Quindi per una circonferenza questo è pi greco di quadro quarti, questo è pi greco di, quindi il 4 deve stare sopra. Vediamo un po' se è giusto. Quindi di questo tubo voi conoscete la sezione, conoscete il perimetro bagnato, potete calcolare il diametro idraulico come 4. S diviso P. Infatti, per un cerchio, quanto verrebbe il diametro idraulico? Verrebbe uguale a 4 volte pi greco di quadro quarti per il perimetro che è pi greco di, quindi il 4 si semplifica, pi greco si semplifica e torna il diametro. Bene, quindi se aveste un tubo di questo, un condotto di questo tipo, potete calcolare il diametro idraulico e a questo punto, noto il materiale e la lavorazione del materiale, conoscete epsilon, quindi potete calcolare epsilon su d con i, che sarà la rugosità relativa, potete calcolare il numero di Reynolds, che lo possiamo chiamare Reynolds idraulico, come u d con i rho diviso mu. Ricordatevi che se conoscete la portata del flusso all'interno del tubo, la portata U, la velocità U sarà sempre la portata Q diviso la sezione, e stavolta la sezione ci dovete mettere la sezione vera. Quindi noto D con I e noto Reynolds con I, potete comunque entrare nel diagramma di Moody e calcolare un fattore d'attrito. Ora, questa procedura del diametro idraulico chiaramente è tanto più buona, tanto più accurata quanto più la sezione diciamo, non si avvicina a una sezione circolare. Quindi so, se avete un quadrato, se avete un rettangolo va benissimo, se però avete insomma, un rettangolo molto piatto, allora le cose non vanno bene. Se avete, anche se insomma, non mi sono mai capitati nella mia limitata esperienza professionale, un tubo a stella chiaramente non va bene. E qual è il motivo? Il motivo è che tutti gli strati limite sulle varie pareti interagiscono fortemente tra loro e quindi non si può più avere la situazione del tubo a sezione circolare dove c'è comunque uno strato limite vicino alle pareti e poi una zona centrale di flusso sviluppato. Bene, quindi abbiamo detto che il tubo deve essere a sezione circolare. Se non è a sezione circolare, bisogna usare il concetto di diametro idraulico. Il tubo deve essere con un allungamento molto minore di 1, altrimenti c'è questo fenomeno della lunghezza d'ingresso che va a invalidare la proporzionalità lineare del delta P rispetto all'allungamento. Quindi bisognerebbe avere dei tubi lunghissimi. Sempre pensando all'impianto di casa, c'è però un problema che noi non possiamo avere dei tubi indefinitamente lunghi, perché innanzitutto tutte le nostre case, insomma, hanno delle dimensioni finite, in qualche caso purtroppo anche piccoline, ma soprattutto, cioè, nessuno vuole un tubo che attraversi il salone o che attraversi nel mezzo la cucina soltanto perché volevamo fare l'allungamento più grande possibile. Quindi tipicamente un circuito idraulico come è fatto? Beh, ha dei tubi che passano attraverso le pareti e ogni tanto ci stanno dei gomiti,
ci stanno delle variazioni di sezione perché magari il tubo deve incrociarsi con un altro condotto, ci stanno delle restrizioni, ci stanno dei rubinetti. Allora, come ci si regola in questi casi? Capirete bene che nel momento in cui si fa la curva, beh, qui non è più possibile immaginare che perduri la stessa situazione del flusso sviluppato. Cioè non posso pensare che il tratto verticale e questo primo tratto orizzontale siano di fatto un unico tubo lungo L, perché qui succede qualcosa che non è assolutamente contemplata dal diagramma di Moody e nemmeno da questa parametrizzazione che abbiamo fatto. La seconda cosa importante che stride fortemente con questa parametrizzazione è che qui c'è l'idea che il delta P sia omogeneamente distribuito lungo L, cioè si immagina che questa lunghezza del tubo sia talmente grande rispetto al diametro che tutte le cose siano distribuite omogeneamente, così che ogni segmento contribuisca proporzionalmente alla sua lunghezza. L'idea del gomito invece è esattamente l'opposto, cioè qui c'è una brusca variazione di direzione e qui non c'è il concetto di lunghezza, ma invece c'è un concetto di localizzazione, cioè mentre queste sono delle differenze di pressione distribuite omogeneamente lungo tutta la lunghezza, queste al contrario sono delle differenze di pressione concentrate in un punto. E quindi è evidente che questa parametrizzazione non può essere utilizzata. Allora, come si procede? Beh, si procede utilizzando un'idea simile a questa, tranne per il fatto che si rinuncia al fatto che siano distribuite, ma invece si utilizza il fatto che queste siano concentrate localizzandole con dei parametri. Cioè, se questo è il gomito C, io immagino che tra prima e dopo il gomito ci sia un'ulteriore differenza di pressione, se volete un'altra perdita di carico. Questa però non sarà più distribuita, ma sarà appunto concentrata. E quindi si scrive che la differenza di pressione nell'elemento C diviso un mezzo rho al quadro, sempre per consistenza dimensionale, questa sarà uguale a un certo fattore di perdita che si chiama K con C. Ora, questa può apparire una schematizzazione estremamente rude, perché mentre qui avevamo l'allungamento del tubo, il numero di Reynolds e la rugosità relativa, qui non c'è assolutamente niente, c'è un parametro e questo parametro viene tipicamente dagli esperimenti o dalle tabelle di tipo tecnico e questa ci dice che per il solo fatto che c'è un elemento di lunghezza trascurabile rispetto al resto del circuito in cui la corrente deve compiere una curva di 90 gradi, si ha una perdita. Ora, messa così può apparire una cosa troppo rude, ma se scriviamo invece che delta P con C è uguale a KC per un mezzo rho U quadro, no, assume anche un significato fisico un po' più comprensibile. Cioè noi abbiamo che l'energia cinetica per unità di volume, che è un mezzo rho U quadro, di fatto è comparabile a una differenza di pressione. Allora, questo fattore KC ci dice che tra monte e valle del gomito c'è un salto di pressione, una perdita, che sarà proporzionale all'energia cinetica per unità di volume del flusso che transita attraverso quel gomito. Quindi se noi acceleriamo, aumentiamo la portata, quindi aumentiamo la U, la differenza di pressione, cioè la perdita concentrata, varierà proporzionalmente al quadrato della velocità stessa. Allora abbiamo costruito un sistema che ci permette adesso di calcolare tutte le varie perdite nei vari dispositivi. In pratica,
Come si applica l'equazione di Bernoulli? Adesso qui ho disegnato un esempio, possiamo usare questo direttamente. Come si procede praticamente quando si hanno circuiti idraulici di varie complessità? Si avrà una sezione attraverso cui c'è l'ingresso del fluido, una sezione attraverso cui c'è l'uscita del fluido, dopodiché si avranno tanti oggetti, tanti punti in cui si hanno delle perdite concentrate caratterizzate da dei fattori di perdita, quindi per esempio abbiamo C, D, E F, che sarà il rubinetto, e dopodiché avremo tanti tratti di tubo che possiamo immaginare, uno, questo verticale, due, questo orizzontale, tre, questo, e magari 4, anche se questo qua, diciamo, è molto corto rispetto al diametro, e poi, sempre per diciamo, dare varietà al problema, possiamo immaginare che i tratti 1 e 2 abbiano entrambi diametro D, poi avremo che il tratto 3 avrà il diametro D grande, adesso uso una D corsiva per non confonderla con il punto D, e il punto 4 avrà il diametro di primo. Quindi come scriviamo? Scriviamo l'equazione di Bernoulli tra A e B esattamente come è scritta qui, quindi U con A quadro mezzi più P con A su Rho più GZ con A, e questa sarà uguale a U con B quadro mezzi più P con B su Rho più GZB. E adesso dobbiamo aggiungere questo termine. Ora, questo termine però avrà due contributi. Avrà il contributo delle perdite distribuite, quella dovuta ai vari tratti di tubo, e avrà i contributi delle perdite concentrate. Quindi sarà dato questo termine dalla somma di due sommatorie. Innanzitutto avremo tutte le perdite distribuite, quindi siccome abbiamo 1, 2, 3, 4 tubi, qui avremo la somma per I che va da 1 a 4 di U con I quadro mezzi. Ora notate una cosa, che qui abbiamo i termini del tipo delta P su Rho, quindi qui dobbiamo tenere delta P su Rho e prendere un mezzo U quadro e portarlo dall'altra parte, quindi avremo U con I quadro mezzi, L con I su D con I per Φ con I. Che cosa intendiamo? Avremo una certa lunghezza L1, che sarà data nota la geometria del problema. D con 1 abbiamo detto che è D. Dopodiché, se tutto il circuito è attraversato dalla portata Q, faremo portata diviso sezione e calcoleremo la velocità in 1. E quindi qua ci metteremo U con 1 quadro mezzi. Φ con I come lo calcoliamo? Noto U con 1, noto D e noto il fluido, calcoliamo il numero di Reynolds. Noto il materiale e la lavorazione con cui è fatto questo tubo, conosciamo la rugosità assoluta e quindi dividendola per il diametro calcoliamo la rugosità relativa. E quindi a questo punto abbiamo Epsilon su D, abbiamo Reynolds, entriamo nel diagramma di Moody e calcoliamo Φ con 1. Φ con 2 sarà identico perché abbiamo stesso diametro, stessa portata e immaginiamo stesso materiale. E quindi per 1 e per 2 facciamo la somma di questi due termini. Per il tubo 3 avremo che la portata è la stessa, ma la sezione è diversa perché cambia il diametro e quindi ci sarà un diverso numero di Reynolds. Dopodiché la epsilon, ammesso che il materiale e la tecnologia di lavorazione sia la stessa, può anche essere uguale, ma non essendo uguale il diametro, epsilon su D sarà diverso. Quindi si rientra nel diagramma di Moody con una diversa epsilon su D, quindi si selezionerà una curva diversa. Ci sarà un numero di Reynolds differente, siccome il diametro è più grande, il numero di Reynolds sarà più basso, perché la velocità cala. Il diametro aumenta, ma la velocità cala come il diametro al quadrato, e quindi alla fine un tubo di sezione maggiore a parità di portata da un numero di Reynolds minore. E quindi troveremo un altro valore del fattore d'attrito. Lo facciamo per tutti e quattro i contributi.
Adesso dobbiamo sommare tutti i contributi delle perdite concentrate e queste saranno la perdita nel gomito, quindi avremo somma su J. Quanti ce ne abbiamo? 1, 2, 3, 4. Se non mettiamo perdite in ingresso, perdite in uscita, ma insomma limitiamoci a 4, tanto per dare un numero. Oppure, se immaginiamo che ci siano, non so, se questo è un serbatoio e quindi ci siano perdite in A e qui ci stanno anche altre perdite in B, ne avremo 6, così che non sembri che questi due numeri debbano essere per forza gli stessi. E qui potremo scrivere U con J quadro mezzi K con J. Ora, questi K con J dove si prendono? Allora, bisogna conoscere innanzitutto come è fatto l'elemento. So, gomito 90 gradi avvitato d'acciaio e si ha un valore di K, so, potrebbe essere 1,2. In questo caso non c'è ambiguità perché siccome la velocità di ingresso e di uscita è esattamente la stessa, noto K si sa esattamente come usarlo. Però pensate un attimo qui. Qui abbiamo una espansione repentina che ci darà un certo K, ma questo non basta. C'è bisogno anche che chi ci dà il K ci dica se la perdita va calcolata con la velocità in ingresso o con la velocità in uscita. Quindi per alcuni elementi tipici ci stanno delle tabelle che danno addirittura delle formule, credo di averne messa qualcuna sulle dispense. Però in ogni caso, noi per ogni perdita concentrata sappiamo esattamente quanto vale K e quale velocità dobbiamo usare. Per il rubinetto, il K con F da usare qua dentro ci dovrà dire se il rubinetto è aperto un quarto, aperto un mezzo, aperto totalmente. Chiaramente, se il rubinetto fosse totalmente chiuso, K sarebbe infinito perché la portata deve venire zero indipendentemente dalla differenza di pressione. Quindi, diciamo, ci stanno dei K che sono, come diceva von Karman, delle costanti variabili. Von Karman aveva un motto che è passato alla storia che diceva che l'aerodinamica è la scienza delle costanti variabili. Ecco, in questo caso, il fattore di perdita K, che dovrebbe essere una costante, è variabile in quanto dipende dal grado di apertura del rubinetto. Quindi, per ogni elemento noi conosciamo quanto vale K o quanto vale Φ, calcoliamo la somma di tutte queste perdite e a questo punto la differenza di pressione P con A meno P con B sarà data. Come ultima aggiunta, poi diciamo per questo tipo di problemi bisogna fare degli esercizi. Più esercizi si fanno e più si capisce come utilizzarli. C'è un elemento particolare che di solito viene considerato separatamente, che è una pompa. Cioè, se io immagino che adesso questo circuito contempli anche, immaginiamo di avere qua un ingresso A e qui ci sia la pompa P. Allora, come la consideriamo la pompa? Ci stanno due alternative che sono del tutto equivalenti. Siccome ho immaginato che ci sia un tubo di diametro D attraverso cui il fluido passa, quindi la velocità è sempre la stessa, e posso immaginare che sia U con A, io posso fare questa cosa. O immagino che a primo membro ci sia un delta P diviso rho. Allora a questo punto posso utilizzare questa relazione per risolvere per delta P e quindi trovo la differenza di pressione che deve assicurare la pompa, dopodiché dalla portata moltiplico per la portata e trovo la potenza. Oppure l'altra possibilità, vediamo un po'. Copro questa solo per ricordare che è o l'una o l'altra. Altra possibilità è aggiungere a secondo membro il dispositivo della pompa e quindi mettere una U con A quadro mezzi per K della pompa. Badate bene, perché U con A quadro mezzi? Perché ho immaginato che la pompa qui
Così come è messa, sia percorsa dalla stessa velocità U con A. In generale potrebbe essere U con P, quadro mezzi, per ricordarci che è la velocità del fluido che attraversa la pompa. Una cosa importantissima da notare è che la forma in cui viene parametrizzata è esattamente la stessa con cui vengono parametrizzate le perdite concentrate, perché si immagina che anche la pompa abbia un'estensione lungo la lunghezza del circuito che è piccola rispetto alla lunghezza del circuito stesso, però questa non è una perdita di energia, ma è addirittura un'aggiunta di energia al sistema. Quindi in questo caso, se risolvete per Kp, che sarà un'incognita, vi deve venire un Kp negativo. Addirittura in qualche caso uno non sa se deve mettere nel circuito una pompa o un riduttore di pressione, perché immaginate che uno vi dà un circuito così già fatto e vi dice: io voglio che questo circuito garantisca una portata di 10 litri al minuto. E voi non sapete se così come è messo questo ce l'ha troppi pochi di litri al minuto o ce n'ha troppi. Quindi che cosa si fa? Si immagina di mettere un dispositivo di natura incognita e si calcola il suo K. Se K viene positivo, allora deve essere una perdita, quella bisogna mettere un riduttore di pressione. Se K viene negativo, invece vuol dire che il circuito, così come è disegnato, non ce la fa a garantire quella portata e quindi bisogna mettere un qualcosa che aumenta la pressione e quindi una pompa. Adesso potete scegliere o parametrizzate la pompa in questo modo oppure la parametrizzate in quest'altro modo. Sappiate però che ne potete usare uno dei due, si tratta di alternative. Quindi, diciamo, se vogliamo ricordarcelo, possiamo dire che questo o questo sono modi alternativi di considerare la pompa. Bene, allora direi che questo è più o meno l'ultimo concetto che volevo darvi. Chiaramente i coefficienti di perdita concentrata vanno presi da delle tabelle, così come le rugosità assolute. Io, se non ricordo male, dovrei avervi messo a disposizione sul sito web del corso delle tabelle, e queste tabelle di fatto vi danno varie grandezze, quindi vi danno, non so, momenti di figura se vi servono per altri esercizi, oppure vi dicono, non so, quanto deve essere la rugosità assoluta per un tubo di bronzo forgiato, quanto per un tubo d'acciaio rivettato, oppure per una fusione in ghisa fatta in un certo modo. Chiaramente non avete necessità di attenervi soltanto alle cose che vi ho dato io. Potete prendere qualunque tabella su internet e trovate tutto quello che serve. Per le perdite concentrate si trova anche qui di tutto: gomiti flangiati, gomiti avvitati, curve di 180 gradi, rubinetti a un quarto d'apertura, rubinetti a sfera, rubinetti a saracinesca. Insomma, qui c'è una varietà virtualmente infinita. Quindi voi procuratevi delle tabelle e usate quelle. La cosa importante è abituarsi a usarle e soprattutto prendere coscienza del fatto che si tratta di metodi estremamente potenti dal punto di vista ingegneristico, ma inevitabilmente che hanno una certa approssimazione, perché cioè, non vi dimenticate che voi alla fine state utilizzando l'equazione di Bernoulli in un contesto in cui non potrebbe essere usata. Il diagramma di Moody in un contesto in cui spesso non potrebbe essere utilizzato totalmente, trascurate alcune fenomenologie, e questo di solito porta ad avere errori intorno al 10, 5, 15%. Però questo non è un grosso problema, perché le
Ricordatevi che alla fine dobbiamo ragionare come degli ingegneri e non come dei matematici puri. Ora, immaginate che alla fine, dopo aver fatto tutte queste stime, viene fuori che la potenza del dispositivo da mettere nel circuito è 1328,97 watt. Allora, a parte che se state facendo un progetto per cui esiste una normativa ISO, tipicamente questa normativa vi dice pure quale coefficiente di sicurezza bisogna applicare. Il coefficiente di sicurezza di fatto è una misura della nostra ignoranza, quindi se vi viene quel numero e la norma vi dice che ci va messo un coefficiente di sicurezza pari a 1,7, voi dovete prendere la potenza così come l'avete trovata e la moltiplicate per 1,7. Quindi già eventuali incertezze, eventuali imprecisioni vengono ampiamente assorbite dal coefficiente di sicurezza. Ora non riesco a fare il conto a mente, ma immaginate quel numero che ho detto per 1,7, insomma, quanto avevo detto 1300 e qualcosa, verrà qualcosa intorno ai 2100-2200 watt. Bene, e se per ipotesi, se vi viene 2148 watt, beh, voi non è che aprite un catalogo di pompe e trovate 2148 watt, poi magari trovate 2 kW, 2,4 kW, 2,8 e così via. Quindi anche eventuali altre imprecisioni vengono comunque assorbite dal fatto che quando poi si va ad acquistare un oggetto non si trova esattamente la cosa che uno ha calcolato, ma si trova qualcosa vicino. Allora, per buona norma di sicurezza, se vi viene 2100 e voi in catalogo trovate 2000 e 2400, beh, prendete 2400 così state più sicuri. Perché poi alla fine, insomma, l'ingegnere deve fare i conti con la scienza, ma deve fare i conti anche con l'economia. Cioè, forse se doveste lanciare una missione spaziale innovativa, trovate pure qualcuno che costruisce una pompa esattamente della potenza che vi serve. Ma visto che normalmente si opera in contesti civili, in contesti industriali, dove si comprano le cose che esistono a catalogo, alla fine spingere la precisione a un livello, estremo non ha alcun senso perché tanto poi ci si scontra con, tutte le questioni della produzione, dell'economicità, dei progetti che si fanno e quindi, troppa precisione non viene né apprezzata né può essere messa in atto. Bene, allora con questo io credo di aver completato tutti gli argomenti di cui volevo parlare nel corso. Faremo adesso, visto che siamo molto in anticipo rispetto all'idea, alla data ideale di fine corso, da qui in poi faremo soltanto esercizi riassuntivi, specifici dei vari argomenti e quindi aspettatevi di tanto in tanto delle lezioni online con esercitazioni più o meno complesse.